Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Da me ormai è arrivato il freddo, quindi è giunto il momento di fare il cambio stagione. Ne approfitto ovviamente per pulire anche per bene all'interno dell'armadio. Per prima cosa tolgo le lenzuola che avevo posizionato momentaneamente nell'angolo di quell'armadio. Dopodiché vado a togliere i miei vestiti estivi, selezionando quelli che potrò mettere anche durante l'inverno e quelli che invece dovrò proprio mettere via. Per la pulizia ho utilizzato il prodotto che vi ho mostrato. È la prima volta che lo acquisto, mi sono trovata molto bene, lascia anche un gradevole profumo. Ho preso due panni, uno bagnato e uno asciutto. L'asciutto lo utilizzo per asciugare il tutto. Prima però uso anche un po' di Swiffer, giusto per togliere la polvere. Inizio quindi a togliere la polvere con lo Swiffer, spruzzo il mio prodotto, passo il panno bagnato e infine passo il panno asciutto. Procedo quindi con il togliere anche i vestiti nella parte inferiore dell'armadio. Tolgo anche tutto ciò che abbiamo nel contenitore salvaspazio. Questo lo avevamo acquistato da IKEA ed è molto utile per noi. Lo tolgo dal bastone e inizio a pulirlo. Dapprima utilizzo il folletto per aspirare la polvere, dopodiché uso sempre il prodotto CIF con il panno bagnato e poi vado ad asciugare. Pulisco quindi anche la parte inferiore dell'armadio, sempre con lo stesso metodo. Mentre aspetto che la parte interna dell'armadio si asciughi per bene, inizio a piegare tutti gli abiti dell'estate che non utilizzerò più e che metterò in un altro armadio. Tutto ciò che è della scorsa stagione e che durante l'inverno non indosserò metterò appunto in un altro armadio e utilizzerò questi sacchetti traspiranti molto utili. In più nell'armadio metterò anche questi profumatori per armadi. Vado a selezionare tutte le t-shirt mie e del mio fidanzato perché durante l'inverno alcune le utilizziamo anche sotto i maglioni, sotto le felpe oppure sotto le giacche e poi vado ad impacchettare quelle che invece non utilizzeremo. Inizio quindi a sistemare tutti i miei abiti, gonne e pantaloni che sono dell'inverno al piano superiore della prima parte dell'armadio. Poi inserisco il contenitore salvaspazio nella parte inferiore dell'armadio. Questa volta lo posiziono al centro perché mi sembra più funzionale. Inizio quindi ad inserire le t-shirt del mio fidanzato, le mie t-shirt, le mie canotte e lascio il primo spazio libero perché inserirò i maglioncini di Marco. Poi inserisco le camicie di Marco. A me piace metterle in ordine cromatico, quindi metto tutte le azzurre da un lato e tutte le bianche dall'altro. Appoggio anche pantaloni e jeans di Marco sul ripiano dell'armadio e con questa parte ho terminato. Passo alla seconda parte dell'armadio, questa è un po' più piena essendo la mia. Comunque vado a togliere tutto ciò che è canotte, camicette, maglioni di cotone e quindi vado a pulire esattamente con lo stesso metodo. Nella parte inferiore tengo tutte le mie borse e nella scatola che state vedendo alcune delle mie scarpe con il tacco. Vado a toglierle per poterle poi sistemare meglio e ovviamente a pulire. Poi incomincio a riposizionare tutte le camicie e le camicette che utilizzo anche durante l'inverno.
insacchetto tutto ciò che non andrò ad utilizzare, inclusi i miei shirts e varie camicette e canottierine. Dopodiché faccio una selezione anche dei jeans, perché cerco di mettere da parte i jeans un po' più chiari, essendo che d'inverno non li utilizzo molto spesso. Per quanto riguarda pantaloni e gonne lunghe, decido di posizionare il tutto sulle grucce e di metterli nella prima parte in alto dell'armadio, dove avevamo messo anche le gonne e gli abiti. Ritorno quindi nella seconda parte di armadio e posiziono tutti i miei maglioni e i miei cardigan. Anche per questi cerco di mantenere un ordine cromatico, in modo tale che è più semplice scegliere ciò che si vuole. In questo sacchetto rosa infilo tutti i miei calzini e le calze in licra e lo posiziono sul ripiano dell'armadio. Davanti invece ci metto tutte le calze in lana che io utilizzo sempre in inverno. Nell'ultima parte dell'armadio noi teniamo alcune giacche invernali nella parte superiore e le giacche primaverili nella parte inferiore. Non sono andata a modificare nulla, ho tolto semplicemente tutte le giacche per poter pulire l'interno dell'armadio. Ho preso questa scatola nella quale noi mettiamo tutte le sciarpe invernali e i foulard primaverini. Sono andata ad arrotolarli per bene in modo tale che lo spazio fosse ridotto e poi l'ho riposizionata all'interno dell'armadio. Ecco qua ragazze il risultato del mio lavoro. Ovviamente non ho potuto fare degli stravolgimenti, però quantomeno ora mi sembra tutto più ordinato e più pulito. Avete già fatto anche voi il cambio armadio? Se sì, lasciatemelo nei commenti, o se invece non l'avete ancora fatto, ditemi quando lo farete e come di solito voi organizzate il vostro armadio. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi va, vi chiedo di iscrivervi al canale perché mi farebbe molto felice. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!